Kepler-452 è una delle stelle intorno a cui probabilmente ruota un pianeta. Questo pianeta ha un cosiddetto alto indice di abitabilità, non significa sostanzialmente nulla, significa semplicemente che potrebbe essere abbastanza simile alla Terra. Si stima che possa avere un 30% di gravità in più, ma in realtà questi pianeti sono visti semplicemente perché passando di fronte alla stella intorno a cui orbitano provocano delle piccole ellissi, delle piccole eclissi, delle piccole quindi diminuzioni di luce. Quando questo avviene in modo molto regolare nel tempo, in modo ripetuto, allora si suppone che quello possa essere effettivamente un pianeta. Perché vi parlo di Kepler-452? Perché questo è il nome di una compagnia teatrale, anzi della compagnia teatrale che si sta preparando alle mie spalle. È una compagnia teatrale che ama un teatro che insegue i non protagonisti, che ama portare il teatro per la strada, che ama esporre il teatro alle persone quasi per caso, in modo tale che le persone si accorgano: ah, caspita, ma questo è veramente una roba figa. Kepler-452 gestisce anche cura un festival teatrale che è il Festival 2030. Io li chiamo sul palco, loro sono Paola Aiello e Nicola Borghesi. Buonasera, oddio, fortissimo, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, quanti. Tantissimi. Sì. Buonasera, noi, come diceva lui, siamo Kepler 452. Io sono. Io. Prego, No, prego. vai, vai. Io sono Nicola. Io sono Paola. Poi c'è Enrico che in questo momento è a Torino e siamo una compagnia di teatro. È meglio che sfatiamo immediatamente un possibile equivoco. Cioè, noi abbiamo timore che ci abbiano chiamati qua in questa cosa di telescopi perché noi abbiamo un nome di telescopio, cioè di pianeta scoperto da un telescopio, ma la verità è che noi di queste cose di telescopi, di fisica, io Di andavo molto astronomo. male, in fisica non sappiamo Niente. niente, assolutamente niente, però Non ci siamo dei capiamo. ragazzi con la buona volontà. Molta. No, Sì. no, quella senz'altro non manca mai. Abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire delle cose. E abbiamo trascorso una splendida mattinata in compagnia di un È un come si dice? Non è un astronauta, di un fisiologo no, che è un che è un. fisiologo, è un astrofisico, non è È l'astrologo, è un l'astrofisico. astrofisico È un astrofisico molto simpatico. che ci ha trattati come se fossimo delle persone dotate di senno. Come se noi capissimo Non abbiamo capito niente, niente. niente. Cioè, Ma sai, lui era chiaro, eh? Siamo noi che c'è eravamo proprio. un po' tardi. E allora niente, noi da quella giornata di lavoro, l'unica cosa che siamo riusciti a tirare fuori non è un granché, ma è una lista di parole della astrofisica che ci sono sembrate buffe. Non è un granché, ma. Bene, beh, cominciamo con le sferoidali nane galattiche. Che sono meglio delle nane galattiche sferoidali. Poi c'è la spaghettificazione, è tutto vero, c'è la spaghettificazione o effetto pasta. Buona. Poi c'è il paradosso del nonno, cioè il paradosso dell'unica cosa rassicurante Della della vita. vita. E poi c'è la sfera fotonica, che tutti quelli che hanno giocato a Mortal Kombat se la ricordano. Poi c'è il Questo è tristissimo, terribile. il terribile. Il principio di esclusione di Pauli. Ma che va fatto, Ma perché? Pauli? Ma povero Povero Pauli. Paolo. Poi c'è il sistema dissipativo che io non so cos'è, ma sospetto di centrare qualcosa. O Il bosone. il bosone, ne senti parlare sempre, ma comunque un po' fa ridere sempre il bosone. Ah, poi questo è bellissimo, c'è il modello della palla pelosa. Ma è vero, eh? C'è il superammasso locale, Il grande attrattore. la candela standard. Ah, e poi anche nell'universo c'è l'effetto Zeeman. Poi c'è purtroppo anche il temibile gas degenere. Sul quale non facciamo battute perché siamo una compagnia garbata, che però si contrappone al gas
perfetto. E poi le righe, ma perché? Proibite. Perché? Ah, poi questo, cioè, il limite di Chandrasekhar o di Oppenheimer-Wolkoff, che è un limite che una volta che l'hai detto l'hai già superato. E poi c'è l'energia oscura. C'è l'energia oscura che è tipo il 70% dell'universo. E te ancora lì a fare la raccolta differenziata del tetrapack. Ma perché? Poi c'è la radiazione cosmica di fondo. Poi l'energia del vuoto. E poi c'è l'energia fantasma che spaventa tutti i bambini, che però è un caso particolare di quintessenza, come quindi, tu sai, insomma, molto bene. Ovviamente. Poi abbiamo la definitiva morte termica. E poi c'è un problema che insomma molti dei presenti hanno, il problema dei neutrini solari. È un problema. E ultimo, ma non ultimo, il famosissimo universo in accelerazione. Ma rispetto a cosa? Ma per andare dove? Ma dove vai? Cosa c'è? Ma perché? Ma per quale motivo? Non lo so. E allora, insomma, da questa mattinata abbiamo pensato che insomma non è che potevamo partire dalle cose tecniche perché non eravamo buoni. Meglio di no. E allora abbiamo pensato che potevamo partire dal nostro nome. Dal Kepler. Telescopio Kepler, questo telescopio che è un telescopio che orbita, sta in giro per l'orbita terrestre e deve scoprire dei pianeti, tra cui la stella, cioè poi c'è Kepler 452 che è la stella, perché la maggior parte delle cose su Kepler le ho scoperte mentre parlava lui, e poi c'è Kepler 452b che è questo pianeta, che lui ha minimizzato ma è un pianeta che sicuramente c'è la vita simile alla nostra. E quindi partendo da Kepler il telescopio, che è un ponte che ci permette di raggiungere ipotetici pianeti lontanissimi ma su cui potrebbe esserci la vita, andiamo ad osservare. Allora io vado su Google, digito Kepler, clicco immagini e lo guardo. Guardo Kepler, quel suo corpo cilindrico tutto avvolto in una muraglia smagliante come carta di cioccolatino. Sembra una torre, un castelletto scoperchiato con un pesante pontellone a forma di arco che lo chiude sul davanti e protetto su tre lati da una muraglia scintillante. Poi ha un braccino lungo e magro che sorregge, credo, un'antenna, e alla base c'è un congegno che sembra un perno di un caleidoscopio, di un macinapepe, di un carion, e cerco di indovinare la sostanza di queste forme bizzarre. Ma dov'è lo specchio? E il parasole? Perché c'è, cioè, so che c'è un parasole, ma dov'è? Ma poi perché? Ma cosa te ne fai di un parasole nell'universo che proverbialmente è nero nero a fotografare le stelle? Poi c'è un rivestimento di 9 strati d'argento che servono a farlo riflettere di più. E chissà che riflessioni, da solo, tutto quel tempo. E poi c'è una copertura che non ho capito bene, però è tipo un enorme keyway che serve a proteggerlo dalle macchie e dall'umidità, che insomma metti che piove, no? Cioè metti che piovono macchie nello spazio, no? Certo. E insomma io lo guardo, questo incantevole coso sgraziato, goffo e leggiadro come una bambina grassa col tutù, e non capisco niente, non capisco le sue funzioni, non capisco i gradi di inclinazione, ma di cosa? Non capisco i tempi di esposizione, la portata del suo sguardo, della sua memoria, i 95 milioni di pixel per 30 minuti, la cui immagine somma è troppo da mandare sulla Terra. Troppo perfino per i suoi mezzi, troppo per la sua intelligenza, troppo per l'intelligenza degli scienziati, troppo per la mia immaginazione.
E allora provo a guardarlo, Kepler, dai suoi limiti, perché i limiti mi sembrano una cosa così umana e quindi più facile, no? Anche se poi sotto sotto non è detto. E c'è un limite che capisco, un limite su tutti, perfino lui. Kepler, il telescopio galattico a caccia di esopianeti, è invecchiato, ha fatto il suo tempo, la sua missione è compiuta. E allora, niente, lo hanno pensionato. Lo hanno destinato a camminare in orbita intorno alla Terra, come un qualsiasi pensionato, senza neanche un cantiere da guardare. E a me l'idea di questo telescopio in orbita da solo, tristissimo, mi fa venire una tristezza. Ha finito il carburante, non serve più, dopo 9 anni di onorato servizio Kepler viene disconnesso. Anni di lavoro durissimo, sfruttato fino al midollo, Kepler sempre alla ricerca di nuovi esopianeti, pianeti in cui possa esserci una vita simile alla nostra, ma lontanissima. E mi assale la malinconia della fine delle cose, della fine di tutto, della fine delle persone, delle amicizie, delle compagnie di teatro, dei telescopi. Gli amori finiscono, le band si sciolgono, i telescopi si disconnettono. Mi viene da pensare. E se Kepler, in una mattina luminosa di maggio, decidesse, finalmente liberato dal peso del lavoro, dal dovere di scoprire pianeti e pianetini, decidesse in una luminosa mattina di maggio di smettere di cercare e cominciare a guardare con altri occhi, e se decidesse di scoprire pianeti che non esistono proprio, ma che se li inventa, e se decidesse di inventarsi dei pianeti nuovi, e se in uno dei possibili universi paralleli che lo sappiamo sono infiniti, Kepler decidesse veramente di farlo, chissà che pianeti. C'è Kepler 977C, un pianeta fatto tutto di formaggio, con dei crateri che sono tutti fatti di Emmental, delle dune, di gorgonzola puzzone, dei topi che rosicchiano da tutte le parti. E poi c'è Kepler 988D, che è un pianeta in cui tutti ridono. Ridono in continuazione, sono 7 miliardi di persone proprio come da noi, ma non fanno altro che ridere per nessun motivo. Nascono ridendo, si riproducono ridendo e poi ridendo muoiono, fanno dei funerali divertentissimi che tutti ridono a crepapelle. Poi c'è Kepler 958R, che è un pianeta completamente disabitato, fatta eccezione per una sola creatura, immensamente sola, che trascorre tutta la sua vita ad ascoltare Radio 3 e a leggere una pila di fumetti alta così che nessuno sa come sia finita lì e che lui sa a memoria, ma che ogni volta ricomincia da capo. E poi c'è Kepler 999Z, il pianeta in cui ci sono tutte le cose perdute, sì? Anche le tue, sì. Anche tutte le cose che tu pensavi perdute per sempre sono lì, su Kepler 99Z. Non te l'aspettavi, eh? E invece ci sono anche tutte le cose che vuoi, che ti piacciono, che ti servono, che desideri, cioè... C'è una duna, una gigantesca montagna di paglie. Hai voglia di una paglia? Sigarette in steak e pacchetti, paglie sfuse come un tempo. Tiri fuori un MS da sotto e subito ti crolla addosso una caterva di nazionale senza filtro. Fumi una sigaretta. C'è una montagna di salumi, cotechini, prosciutti, salami, speck dell'Alto Adige, prosciutti più grandi, speck più piccoli, sopra rigatini come un ghiacciaio. Ti guardi intorno e noti un cratere, un gigantesco cratere pieno di caffè caldo, buono, l'espresso. Sotto c'è il caffè, sopra c'è la schiumina e tu con la tazzina peschi e ti bevi il caffè fumando quella paglia di cui sopra
Che bella vita. Su Kepler 99Z ci sono delle montagne di pasta asciutta, tipo al ragù, col pesto, alla matriciana, te le mangi, e c'è tutta questa gente allegra. Ci sono tutte le cose che ti piacciono, tipo a te ad esempio, no? Ti piacciono le Clarks? Eh? Vuoi le Clarks? Vai nella montagna di Clarks, prendi le Clarks, te le metti. C'è anche una montagna di Moon Boots, più piccole perché sono meno popolari, ma c'è anche una montagna di Moon Boots, casomai nevica, una montagna di neve per chi ama lo sci, una montagna di sci, prendi il sci dalla montagna di sci, vai sulla montagna di neve e scendi. Che meraviglia, come a Dubai. E c'è tutta questa gente allegra che si diverte, che canta, c'è una montagna di alpini che cantano le canzoni alpine, alcuni non ci sono, sono andati nel cratere pieno di ammazza caffè e nuotano in mezzo alla grappa, con questa pinna nera che emerge in mezzo alle onde di grappa. Che benessere. Ma ci sono ancora dei problemi da risolvere, dei traumi. Maricco, te lo ricordi Maricco? Il tuo pupazzo smarrito dell'infanzia è lì. C'è una montagna di pupazzi smarriti dell'infanzia illuminati dalla luce di stelle lontanissime, inimmaginabili. C'è una pila di quadernoni delle elementari, i tuoi quadernoni delle elementari, bene, bravo, bravissimo, super bravissimo, ottimo, super ottimo, è tutto ottimo nelle tue elementari, nessun brutto voto, nessuna brutta esperienza. C'è una pila di maestre delle elementari tutte buone che ti dicono bravo. Bravo Takaki Kajitra, te sei bravissimo, te secondo me vincerai il Nobel Takaki Kajitra, anche se è un nome difficile da pronunciare, te secondo me, dice la maestra, vinci il Nobel. E poi c'è una montagna di professori conciliati con la vita, con la realtà, e poi c'è una montagna di traumi per quelle cose brutte che sono successe, per quei problemi brutti che hai, perché tu hai dei problemi brutti, lì per te c'è una montagna di traumi tutti risolti, una pila di mamme tutte buone che ti dicono sì, vai bene, una pila di padri che ti riconoscono, ti mettono una mano sul capo e ti dicono figlio, stai andando alla grande, una pila di parole giuste per l'uso, per l'occasione, per il momento, quelle parole che non hai mai trovato, che te le volevi dire quella volta lì, a quella persona lì, non le hai dette, sono tutte lì, una pila di pioggia, una pila di ombrelli, prendi l'ombrello dalla pila di ombrelli, vai nella pioggia e canti, perché c'è una pila di cantare bene da un'altra parte, una pila di donne tutte bellissime, non è sicuro che puoi farci l'amore, ma è probabile. E questo ti basta, una pila di baci, sono tutti come il primo bacio, te lo ricordi? Ti ricordi quella con la lingua un po' così, che non sai se ti piace, non ti piace, ma ti piace. E poi c'è una pila di amori finiti, male. Una pila di relazioni interrotte e dolorose, ma lì, nel bagliore siderale di Kepler 999Z, sono tutti giusti, tutti risolti, tutti amici. E tu ti guardi intorno e vedi tutta questa gente allegra, tutti che salutano, ciao, tutti che cantano, tutti che si buttano col parapendio, dalla pila di parapendio, col deltaplano, dalla pila di deltaplani, e tu guardi questa umanità che fa delle cose belle e dici, sai che c'è? Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo! E ti sdrai lì, su Kepler 99Z, e l'ultima immagine che registra il telescopio Kepler prima di spegnersi per sempre, sei tu, su quel pianeta che ascolti sdraiato lo scorrere delle cose, lo scorrere del tempo, e pensi, bello, che bello, che bel posto. E se dopo aver
inviato la sua ultima immagine, dopo essersi disconnesso per sempre. Kepler rompesse gli argini? E se, con un unico, solo, enorme, innocente atto di forza, con un fiotto di umanissima volontà, si lasciasse andare? Se si sfaldasse, si scomponesse, si riducesse in minutissimi pezzi, tantissimi? Beh, chi lo tratterrebbe? Chi lo obbligherebbe a restare? Oh, la Terra no, secondo me. No, perché qua giù è, metti lunedì, a Roma sono le 8 del mattino, nevica, il traffico in tilt. A Baltimora, in un pub, un tipo completamente ubriaco tira fuori un fucile e minaccia di fare un macello. A Pechino deraglia un treno carico di pendolari che rientrano dal lavoro. In Africa, non ne parliamo dell'Africa, insomma, qui giù sulla terra c'è tanto lavoro da fare, c'è tanta forza da impiegare per evitare di esplodere tutti in un bagno di sangue e di nervi, e tutto gravissimo, insomma, la gravità. La terra chiude un occhio e lo lascia andare, questo frammento di telescopio smembrato in tanti pezzi. Che vada, vai, vai, che vada, almeno lui che può. E allora lui va, vanno infiniti minuti pezzi che prima erano un pezzo solo. Ognuno una parte di cielo in cui galleggiare, senza più alto, basso, davanti, dietro, prima, dopo, grande, piccolo, solo spazio e galleggiare. Qualcuno farà una brutta fine, stretto, stretto in un buco nero. Qualcuno sarà sfiorato da una cometa e vorrà seguirla. Qualcuno si metterà a piovere con i meteoriti, finalmente senza kiwi che imbagagliano. Qualcuno danzerà ad occhi chiusi nello spazio vuoto, senza badare a niente, a nessuno. Qualcuno passerà da un'orbita all'altra, farfallone, in barba ai limiti del possibile e del giusto. Qualcuno avrà un percorso, una direzione, una traiettoria che ci pare leggibile. Qualcuno no. Sarà liberato dal lavoro, dall'avere un nome, uno scopo, un senso. Tutti saranno liberati dal tempo. Qualcuno se ne starà nei pressi della terra, sul confine delle differenze, dove finisce il brusio e comincia un grande silenzio. E mentre qui, dove il cielo precipita, è lunedì o venerdì, uno si rompe un dente, cade un albero, si inaugura una biblioteca, si perde una guerra, ci si arrende ad una gara, si ruba un bacio, si ruba un'idea, la vita scorre, si rimescola, brontola, rumoreggia, inizia e finisce. Là, un corpuscolo di telescopio se ne starà sul bordo delle cose, come un naufrago su un'isoletta deserta che ne percorre il cerchio a passi sulla sabbia, lento, lento, perso in chissà quali pensieri e fantasticherie, gli occhi piantati nel cielo stellato oltre il confine del suo fragile angolo di pace terrena. Paola e Nicola, Kepler 452.